Tutta la città si adopera nel calzaturiero. Officine meccaniche e fonderie si specializzano nel produrre pezzi per macchinari e poi anche macchine intere. È lì che è cominciata a nascere la prima meccanizzazione calzaturiera qui a Vigevano. Pressa tacchi, trancia universale, ribattitrice, taglia guardoli, trancia con carrello, sfiberatrice suole, raspa tacchi, raspa suole con pomicino, banco finissaggio, pianta tacchi, spiana suole, trancia a scatto. Perché si sono sviluppate? Prima di tutto perché costavano molto meno delle macchine di importazione. Erano sul posto e poi c'era anche la capacità inventiva dei calzaturieri che richiedevano loro delle macchine che facevano delle operazioni specifiche che nessun'altra azienda facevano. Perciò c'erano o degli adattamenti oppure delle macchine stesse che non esistevano, dicevano ma perché non si può fare la macchina per? No? E di lì che sono nate diverse macchine, chiamiamole nuove, che non esistevano. Vigevano diviene un vero e proprio distretto industriale. La presenza in loco di tutto ciò che serve riduce i costi di produzione. Nel 1937 si arrivano a produrre 90.000 paia giornaliere. Ormai la città è la capitale italiana della scarpa. Questa è una delle scarpe più belle del mondo. I boccioli di rosa sono stati intrecciati a mano da un calzolaio di Vigevano. Nel 1931 nasce l'idea di creare l'esposizione annuale di prodotti cittadini, che prende il nome di Settimana Vigevanese. La settimana della calzatura e del cuoio è nata così, modestamente, come comparto merceologico della Settimana Vigevanese. Gli espositori erano una settantina, rappresentavano l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, ma già allora la rassegna era nettamente dominata dalla calzatura. Ospitata in un locale scolastico, le scuole Regina Margherita, si teneva agli inizi dell'autunno. La settimana vigevanese si ripeté puntualmente sino al 38. Ma i vigevanesi non si accontentavano di una manifestazione così semplice. Tra il 1937 e il 1939 si dà avvio alla costruzione del Palazzo delle Esposizioni, costato ben 2,5 milioni, e la settimana vigevanese viene promossa dal governo a mostra mercato nazionale di calzature. Una mostra di grande attrattiva per tutti coloro che hanno imparato dalla storia di Cenerentola l'importanza di un piedino ben calzato è questa delle calzature a Vigevano, dove dal macchinario ai pellami alla produzione finita tutto è di schietta produzione nazionale e testimonia il buon gusto e l'originalità dei nostri artigiani calzolai, riconosciuti dovunque come i più valenti del mondo. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,
Per l'Ursus Gomma le cose si complicano e al problema delle materie prime si aggiunge quello dell'energia necessaria a far girare le macchine. Pur continuando ad operare, l'azienda è ormai lontana dai successi rapidamente conquistati nell'anteguerra. Superando mille difficoltà, si mantiene attiva e continua a investire, diversificando la produzione. Esattamente il 26 di dicembre del 1941, mio padre prese il coraggio, allora era molto inusuale spostarsi da un punto all'altro, lontano soprattutto del paese. Nel 1942, esattamente il 29 di luglio, spostò tutta la famiglia a Visevano. Ci accampammo un po' a Visevano e poi, dopo qualche mese, trovammo un piccolo appartamento nel centro della città e così iniziammo la nostra avventura visevanese. Nel 1943 ci fu un grandissimo bombardamento che distrusse praticamente tutto il centro di Milano, buona parte del centro di Milano era una montagna di macerie, tra l'altro aveva distrutto la stazione di Porta Genova. Nel 1944 ci fu un bombardamento, presero di mira il ponte di Visevano. Nei primi tempi si attraversava il Ticino con la bicicletta in spalla, si scendeva fino all'acqua e sulle macerie delle due campate distrutte si scendeva da una parte e si risaliva dall'altra con la bicicletta in spalla e poi dopo si continuava fino ad Abbiategrasso. Poi i tedeschi ricostruirono al minimo necessario il ponte per far passare il treno. Con due grandissimi putrelle fecero i piloni di legno. Accadde poi che il treno, una sera di settembre del 44, tornando a Visevano, fu mitragliato sul ponte. Ci furono dei morti, ci furono delle persone che caddero nell'acqua dal ponte e allora il treno venne eliminato. Dopo la guerra, nel 1946, si inizia la ricostruzione, si riprendono i contatti con i calzaturieri e gli industriali e si organizzano tutti i presupposti indispensabili alla ripresa. Mio padre, che è venuto a Visevano nel 1944, per 2 anni ha gestito come amministratore un'azienda di calzature e dopo, visto che la facilità con cui si poteva anche fare qualcosa emergere, ha deciso di fare la sua prima azienda. 1946 nasce il calzaturificio Biellese, perché bastava nell'immediato dopoguerra produrre qualcosa che si vendeva.